torniamo in diretta ad Ecomondo con il nostro Green TG, secondo ospite di questa parte pomeridiana. Siamo con Elisabetta Perrotta, che è direttore di Assoambiente. Grazie per essere grazie con noi. Voi. È una consuetudine ospitare appunto i rappresentanti di Assoambiente, dal presidente Chico Testa ovviamente anche alla dottoressa Perrotta. Con lei vogliamo innanzitutto parlare soprattutto dell'analisi del supporto che una corretta gestione dei rifiuti può portare alla riduzione della crisi energetica. Quali sono, insomma, le principali evidenze che emergono? Come ogni anno a Ecomondo, Assoambiente cerca di portare una delle tematiche che poi sono al cuore dell'attività delle nostre imprese, delle imprese che operano nella gestione dei rifiuti, dalla raccolta al riciclo, recupero, fino allo smaltimento e le attività di bonifica. Il contesto quindi è un contesto a 360 gradi. Da questo contesto abbiamo cercato di capire, considerato anche l'attuale problematica energetica e di costo delle materie prime che il Paese sta vivendo, quale potrebbe essere il contributo che da questo settore potrebbe arrivare. Il contributo potrebbe esserci e potrebbe essere anche importante, nel senso che se noi consideriamo l'efficientamento del sistema produttivo che potrebbe derivare da un riciclo dei materiali, dai rifiuti, e al contempo anche l'energia che si può produrre dagli impianti, quali la digestione anaerobica, i termovalorizzatori, il coincenerimento, noi potremmo arrivare a soddisfare un fabbisogno di 10 milioni di famiglie. Non è la soluzione del Paese, certo, però è sempre un aiuto, considerando che oggi viviamo un problema di dipendenza energetica. Qualsiasi contributo che possa alleviare, sollevare un attimino questa dipendenza è naturale che dovrebbe essere ben visto e supportato da ogni punto di vista. Come mai il riciclo? Il riciclo di fatto non è che produce l'energia, ma noi attraverso il riutilizzo di materiali che provengono dal riciclo dei rifiuti rendiamo meno energivora l'attività di produzione. Questo risparmio di energia di fatto corrisponde a una esigenza di energia, una fame di energia di quasi 7 milioni di famiglie. Da questi, se poi sommiamo i 3 milioni che potremmo arrivare a produrre attraverso il biometano, l'energia elettrica e l'energia termica attraverso appunto digestione piuttosto che il waste to energy, è naturale che facendo le somme, insomma, sui 10 milioni di famiglie potremmo arrivare a soddisfarle come esigenza energetica. Senta, lei ha citato tre parole fondamentali, ne ha citate molto ovviamente, ma tre chiave probabilmente da questo punto di vista. Una è sicuramente la gestione dei rifiuti, una sono il riciclo e una sono gli impianti, perché poi c'è un deficit in Italia, soprattutto in alcune regioni italiane, in alcune parti d'Italia, certo, in cui il deficit degli impianti sta creando, diciamo, notevoli problemi o difficoltà allo sviluppo del settore. Diciamo che non è una questione molto eterogenea anche la questione impiantistica. Noi abbiamo impianti che oggi riescono a coprire, a soddisfare il fabbisogno che abbiamo su alcuni flussi di rifiuti, ma il problema rifiuti deve essere affrontato a 360 gradi per tutte le tipologie, quindi non solo la questione riciclo, ma anche la questione degli scarti dal riciclo, come anche quei rifiuti che non possono essere più riutilizzati come materia. E in questo dovrebbe essere posta, ma attenzione, per quello che è lo sviluppo dell'impiantistica, ad esempio del waste to energy, o attenzione anche alle possibilità di co-combustione di questi rifiuti, proprio per il vantaggio energetico che ne abbiamo a valle, oltre che di risoluzione del problema rifiuti che viene registrato a livello nazionale. Voi avete presentato anche un manifesto prima delle elezioni, certo, insomma, con una serie di esigenze e sì, intenti. Quali sono le risposte che stanno arrivando dal governo in questo momento, anche se appunto si parla di un governo che è entrato in carica? Risposte vere poco, non ci sono ancora, però diciamo che alcuni discorsi che si stanno facendo a livello orientamenti che si stanno registrando, sia per quanto riguarda le dichiarazioni politiche rilasciate dal nostro primo ministro, piuttosto che dagli altri organi che sono stati eletti, diciamo che gli indirizzi dovrebbero essere nella direzione di un'attenzione al fare per le imprese, e quindi dove c'è attenzione alle imprese per consentire di operare, di fare la loro attività, è naturale che è già una risposta positiva alle nostre richieste. Quali erano un po' le priorità di questo manifesto? Guardi, la prima innanzitutto è, se rimaniamo nella sezione della gestione dei rifiuti, riuscire a
supportare quello che è il settore del riciclo. Supportare non vuol dire sviluppare solo supporti finanziari, sì, ma vuol dire anche creare impianti dove è necessario, soprattutto sviluppare il tema dell'end of waste nel senso concreto del termine, cioè creare, quindi definire decreti consultando anche gli operatori, perché loro sanno qual è la difficoltà sul territorio piuttosto che del materiale che vanno a trattare. Quindi attraverso una consultazione vera riuscire a costruire dei decreti end of waste che riescano a supportare il processo del riciclo, e poi è naturale, il riciclo funziona se noi abbiamo sbocchi di mercato, certo. Quindi da quel punto di vista riuscire a garantire un mercato anche per questi materiali. Oggi è naturale, siamo in un contesto dove le materie prime hanno assunto posti che in qualche modo rendono anche quasi vantaggioso l'utilizzo dei materiali da riciclo, però sappiamo benissimo che il mercato delle materie prime è un mercato fluttuante, nel momento poi di ribasso il mercato del riciclo potrebbe trovarsi in difetto, quindi dobbiamo garantire una stabilità, una possibile concorrenza anche di questi materiali del riciclo con le materie prime se vogliamo veramente raggiungere gli obiettivi dell'economia circolare. E adesso vogliamo dare qualche anticipazione del vostro report che presentate ogni anno, cioè un report, uno studio, l'Italia del riciclo, insomma, sì, ci sono evidenze particolari, ci sono qualche novità? Allora, la novità principale è che ritorniamo ad avere la sigla di Assoambiente, come è nato tantissimi anni fa questo rapporto, ha avuto nomi diversi, quest'anno si intitola l'Italia che ricicla, il nuovo report di Assoambiente lo presenteremo il prossimo 24 novembre, è un report che affronta anche la filiera del riciclo in maniera diversa rispetto alle precedenti edizioni, affronteremo il riciclo come se fosse un'industria unica, quindi come problematica orizzontale pur tenendo presente e affrontando quelle che sono le specificità poi delle singole filiere. Noi ringraziamo quindi Elisabetta Perrotta, direttore di Assoambiente, ricordiamo. Grazie. Appunto, Assoambiente è l'associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana, del riciclo, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché delle stesse bonifiche, ci fa piacere anche ricordare un po' la matrice, insomma, della vostra, della vostra realtà. Grazie quindi alla dottoressa Perrotta per essere stati con noi.